Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Prove generali di vita su Marte. La NASA non perde d'occhio il pianeta rosso e in attesa dello sbarco umano sul quarto pianeta del Sistema Solare ha inviato 6 astronauti a vivere all'interno di un vulcano delle Hawaii. La squadra resterà per 8 mesi all'interno di una cupola geodetica dentro il vulcano Mauna Loa per affrontare delle difficoltà simili a quelle che troverebbero su Marte, oltretutto verificando anche la loro capacità di vivere per lunghi periodi in uno spazio ristretto. Non solo, sperimenteranno anche la difficoltà di una comunicazione non costante con la Terra, visto che i messaggi da e verso il nostro pianeta prevedono una differita di 20 minuti, una sfida importante che rappresenta un altro passo verso il futuro. La storia del CERN in foto. Laboratori, esperimenti, scienziati. Tutti nelle 250.000 immagini del CERN di Ginevra, custoditi negli archivi attualmente in corso di digitalizzazione. La storia della scienza passa anche attraverso la memoria di tutti i momenti quotidiani che hanno portato a grandi scoperte. Al momento sono state rese digitali circa 120.000 immagini, quelle scattate fra il 1955 e il 1985. Ma non è così semplice procedere all'archiviazione. Le difficoltà principali consistono nel comporre una didascalia precisa che descriva le persone ritratte e la loro esatta attività. Per riuscire in questo scopo, il CERN cerca aiuto online. Da zero a infinito, a Palazzo delle Esposizioni, a Roma, ecco numeri. I numeri irrazionali, il segreto del cerchio e del pi greco, il concetto di infinito, le macchine di calcolo e i moderni computer, gli enigmi dei numeri primi, il tutto spiegato attraverso l'esposizione di pannelli esplicativi, installazioni interattive, oggetti curiosi e calcolatori storici e moderni, come la macchina Enigma usata per i messaggi in codice durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche una serie di lezioni con esperti e matematici. Queste le caratteristiche della mostra Numeri, tutto quello che conta da zero a infinito, al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 31 maggio 2015. L'obiettivo della mostra è avvicinare il mondo dei numeri al grande pubblico attraverso una rassegna spettacolare di immagini e oggetti di comprensione accessibile. Sotto il Gran Sasso, il cubo più freddo dell'universo. Per 15 giorni una struttura di rame di 1 metro cubo di volume è stata la più fredda dell'universo. È successo ai laboratori nazionali del Gran Sasso grazie all'esperimento Cuore, dove la struttura ha raggiunto la temperatura record di 6 millikelvin. È la prima volta nella storia che un esperimento riesce a raggiungere una temperatura così prossima allo zero assoluto, 0 Kelvin, con una massa ed un volume di questa entità. L'aerospazio crea lavoro, l'incontro istituzioni industriali a Napoli. Le possibilità di lavoro offerte dall'aerospazio aumentano, le istituzioni e gli operatori industriali si sono incontrati a Napoli per la 2 giorni, creare opportunità di lavoro attraverso l'aerospazio, organizzata da Pagnanelli, Risk Solution Ltd e l'Università Partenope. Un'occasione anche per fare il punto sulle giovani start-up italiane e sul contributo dei privati alla ricerca. Ce ne parla il responsabile dei rapporti con le imprese dell'Agenzia Spaziale Italiana, Walter Piperno. Beh, un ruolo decisivo, nel senso che le agenzie pubbliche e la Unione Europea si sono spesi nella realizzazione molto costosa di questa infrastruttura satellitare. I privati saranno quelli chiamati a realizzare business con la disponibilità di questi dati e quindi vendendo sul mercato applicazioni e servizi che saranno in grado anche di stimolare nuove esigenze. Se lei pensa a quello che è accaduto con l'utilizzo dei telefoni cellulari, si è stato, per così dire, indotto nelle persone un bisogno che ormai è diventato un'esigenza essenziale. Questa disponibilità di dati satellitari potrà consentire soprattutto, auspicabilmente, a giovani di proporre nuove idee per realizzare appunto servizi innovativi da rendere disponibili alle comunità locali, dove per locale intendo anche una dimensione comunale, se non nelle grandi città, anche di quartieri. Quindi sarà solo la fantasia il limite a quello che si potrà fare. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento.
La pulsar più luminosa mai vista è stata localizzata nella galassia M82 a 12 milioni di anni luce da noi e a scoprirla è stato un ricercatore italiano, Matteo Bachetti. Poco più di 30 anni, una laurea in fisica e un dottorato all'Università di Cagliari, Bachetti, che attualmente è assegnista di ricerca all'INAF, stava lavorando a Tolosa, all'Istituto di Ricerca in Astrofisica e Planetologia, quando ha individuato una sorgente ultraluminosa e di raggi X molto diversa dalle attese. L'idea era che un'emissione così potente potesse arrivare solo da un buco nero, e invece al suo posto c'era una pulsar, cioè una stella di neutroni. La pulsar è una stella di neutroni e sarebbe, immaginatevi, una sfera di una ventina di chilometri di diametro che contiene la massa di un sole e mezzo. E quindi l'oggetto più denso che si conosca in natura. Diciamo che può essere anche considerato un po' un buco nero mancato, nel senso che se fosse appena il doppio di quella massa non sarebbe in grado di sostenere il proprio peso e collasserebbe. Quindi immaginatevi, ecco, di avere in un cucchiaino il peso dell'intero genere umano, e questa è la densità di questi oggetti, sono qualcosa di molto particolare. Questa scoperta potrebbe avere il peso giusto per assestare un colpo alle tradizionali teorie sull'evoluzione dell'universo. Di certo può cambiare l'approccio allo studio della radiazione stellare. Per questi particolari tipi di oggetti dipenderà molto da quello che riusciremo a capire sia il meccanismo con cui questa radiazione viene emessa. Ci sono un paio di ipotesi in corso. Una delle ipotesi è che effettivamente noi stessimo considerando troppo importanti dei limiti classici che in realtà non valgono. Capire che effettivamente questo è il caso vorrebbe dire anche dare un po' un colpo ai nostri modelli di evoluzione dell'universo. Perché se si scopre che anche i buchi neri possono accrescere materia a questa velocità, vuol dire anche che i buchi neri possono crescere molto più velocemente di quanto non pensassimo. E questo va tenuto in considerazione, perché la crescita dei buchi neri è ciò che influenza alla fine l'evoluzione dell'universo. Ci sono anche altri modelli, ovviamente, quindi che hanno meno implicazioni meno gravi, diciamo, e quindi tutto sarà lo studio successivo. Lo studio sulla pulsar più luminosa di sempre è stato condotto grazie al telescopio NuSTAR della NASA ed è finito anche sulla prestigiosa rivista scientifica Nature. E dire che all'inizio sembrava incredibile che una sorgente così brillante potesse coincidere con un oggetto così piccolo. Ma poi, racconta Bachetti, quel segnale che pulsava è diventato inequivocabile. Non poteva trattarsi di altro che di una pulsar. Una stella nata dalle ceneri di una supernova, la cui luce viene spesso paragonata a quella di un faro marittimo. In questo particolare caso, delle pulsar che stanno accrescendo materia, cioè stanno, diciamo, mangiando della materia di una stella compagna, quello che succede è che la materia si avvicina alla stella dei neutroni e invece che caderci sopra normalmente viene catturata dal campo magnetico della stella. Il campo magnetico di queste stelle è fortissimo ed è capace di catturare questa materia e portarla tutta in un punto, che sarebbe il polo magnetico. Solo che il polo magnetico, come la stella ruota anch'esso, e quindi si ha questa pallocchia caldissima che emette questi raggi X che ruota con la stella e fa il famoso faro, no? Ora il lavoro dei ricercatori va avanti con tutte le incertezze e le opportunità che la vita degli scienziati comporta. Nel nostro lavoro siamo abituati all'idea che si deve partire da qualche parte e non è detto che si tornerà. Diciamo che per ora ho avuto la fortuna di completare il giro, nel senso di andare in un posto, fare esperienza, un'esperienza di altissimo livello tra l'altro, e poi di poter anche tornare a casa. Però insomma, niente è detto ovviamente, per ora un posto permanente non ce l'ho, quindi...